Cattorighi, difesa Minetti. Buongiorno, ci può dire che attività svolge, signor Bonamonti? Io sono uno dei camerieri del presidente Berlusconi. E la mia sede di lavoro è Palazzo Grazioli. Da quanto tempo svolge questo? Sono stato assunto il 1 ottobre del 2008. E quali sono le sue mansioni? Detto insomma così, è un cameriere, mi occupo dell'ospitalità di Palazzo Grazioli, mi sono occupato di quando ero presidente a Palazzo Chigi, servo e mi occupo in genere delle colazioni, pranzi, insomma cose di casa, ecco. Lei nel 2010, l'agosto, era in ferie? E i primi 15 giorni sì. Quindi nei secondi 15 giorni, no? Sì, ho prestato servizio. Sì. È andato ad Arcore? Sì. Bene, il 22 agosto 2010, lei sì, era ad Arcore? Sì, era ad Arcore. Oh, quindi abbiamo stabilito una data. Prego. Guardando il tribunale, 22 agosto 2010, lei ricorda la scena? Sì. Ci fu una scena ad Arcore? Sì, sì. Se la ricorda? L'ha visualizzata mentalmente? Sì. Perfetto. Lei ricorda se a questa scena erano presenti delle ragazze, delle giovani donne? Sì. Quante, grosso modo? Questo non me lo ricordo il numero. Più o meno di 10? Credo sì, forse qualcosa più di 10 persone a quella scena. Lei ricorda se in quella scena lei serviva a tavola? Sì, sì, sì. Aiutava gli ospiti a mangiare, diciamo, portava le cose. Sì. Lei ricorda se in questa scena girò tra le ospiti, gli ospiti, una statuetta? Sì, sì, anche perché questa l'ho riportata io dall'Africa. Anzi, se permette, vorrei fare una precisione, una precisazione. Adesso io le faccio la domanda e lei dà tutte le risposte. Prego. Allora, prego, faccio la precisazione, l'ha portata lei dall'Africa e l'ha donata al Presidente? No, l'ho donata. Io ho portato delle varie cose perché mio padre lavora e vive in Angola e tra i vari oggetti che ho riportato c'era questa statuetta che, ahimè, stupidamente rappresentava un po' la metafora, diciamo, di questo Bunga Bunga, che è una barzelletta su questi cannibali, insomma, africani. E all'atto pratico stiamo parlando di una statuetta, sarà stata alta 20 centimetri, stilizzata, intarsiata in legno, assomiglia quasi agli Oscar, con la forma stilizzata, ricoperta da un coperchio davanti, quindi se ne è parlato tanto come se fosse un oggetto di chissà quale richiamo, insomma, sessuale. Poi, stupidamente lo dico perché con questa cosa che si è creata intorno a questo oggetto, io ho detto, avevo trovato scherzosamente tra me e me, ho detto la metafora del Bunga Bunga, perché se si schiacciava la testa si alzava il coperchio e si vedeva questa statua nuda. Ma signor giudice, credo che era una cosa goliardica, non era assolutamente un oggetto sessuale. Cioè, no, questo. Lo dico, scusa, ha ragione, però sembra. Cerchi di raccontare. Ha ragione. Allora, innanzitutto, commenti. Ha ragione. Signor Brunamonti. Prego. Signor Brunamonti. Innanzitutto dice non era una statua nuda. Nessuno gli ha chiesto se la statua era un robot che si toglieva i vestiti. No, prego. Come funzionava? Cosa aveva? Nuda cosa vuol dire? Era una statua raffigurante un soggetto di sesso maschile sì. Di sesso femminile? Sesso maschile. Credo. Sesso maschile. In qualche modo questa statua deteneva, manifestava un organo sessuale maschile? No, perché nel senso uno non attuava questo meccanismo manualmente, era una statuetta normale. Quindi c'era un meccanismo che faceva fuoriuscire il pene, sì, diciamo? Sì. Schiacciando la testa, come? Sì. È tipo quelle che si trovano anche a Carnevale qua. Perfetto, benissimo. E questa era una statuetta ligna, cioè una statuetta di legno? Sì, di legno, intarsiata era il legno. Ligna. Senta, e questa statuetta lei la dette come gioco, no? Mi pare di capire, insomma, al presidente, all'onorevole Berlusconi, perché richiamava questa barzelletta del Bunga Bunga. Esatto. Quindi il Bunga Bunga sarebbe una barzelletta? Sì, era una vecchia. Io ho sempre saputo che era questa vecchia barzelletta di questi. Sì, non ce la racconti, mi dica solo se era una barzelletta o no. Sì, è una barzelletta. Non le risulta che il Bunga Bunga sia anche un contesto ambientale, cioè una stanza della villa di Arcore, ovvero un'attività che ivi si svolge? No. Questo non le risulta. No. Lei il 22 agosto vide questa statuetta, in che contesto, come fu dimensionata la presenza di questa statuetta? Cioè, perché come interagiva, diciamo, tra virgolette, con gli ospiti? Io ero appena tornato dall'Africa,
e quindi scherzosamente il presidente di Lorenzo è tornato dall'Africa e ci ha portato l'origine del Bunga Bunga. L'ho posata sul tavolo così, poi io ero impegnato nel fare i giri e dopo credo un quarto d'ora, 20 minuti l'ho riportata fuori. E che mi ricordi ci fu insomma un clima insomma scherzoso, allegro, nulla di... Ma in come si manifestava il clima scherzoso? Intanto era stata schiacciata la testa? Non lo so, questo io non lo so. E non ha visto se era uscito l'organo genitale? No, questo no, sinceramente no. Lei ha visto le ospiti passarsi la statuetta? No, questo no. Aspetti però, mi faccio finire. Ha ragione. Sono educato con lei, lei lo sa. Ha ragione, ha ragione. Ha visto le ospiti passarsi la statuetta e simulare un rapporto orale con il fallo no. della stessa? No. È sicuro di questo? Io sì. Non l'ha visto? Lei girava nel tavolo portando da mangiare, da bere, facendo il suo mestiere. È ovvio, ovvio. Quindi era presente. Sì. E non l'ha vista questa cosa? No, non l'ho vista perché tecnicamente noi serviamo pane e acqua e usciamo, aspettiamo che è pronta la pietanza, rientriamo, serviamo la pietanza e poi usciamo, sì, però... anche perché non è neanche educato stare a tavola, noi siamo camerieri, è fatto anche un lavoro... Cioè... Un lavoro pieno di dignità. No, lo so, le sto dicendo come funziona. Però, mi perdoni, voi state, andate e venite, questo lo capisco, sì, 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 questo fate sì. Quello che si fa anche nei ristoranti, immagino, però voglio dire... Non è che passa 45 minuti no, fra una pietanza no, e l'altra, no. Ecco, appunto. Poi se un signore o una signora ha bisogno di qualcosa, quindi certo. Lei c'era, voglio dire, a tavola. Era l'unico quel giorno? No, c'erano anche gli altri colleghi. C'erano anche gli altri colleghi. Lei ricorda se quel giorno era presente il dottor Emilio Fede, il signor Emilio Fede? Mi sembra di sì. Le sembra di sì. Ricorda se erano presenti anche gli onorevoli Maria Rosaria Rossi e Licia Ronzulli? Sì, credo di sì. Erano presenti. Senta, due testimoni di questo processo, sì. Ambra Battilana e Chiara Danese, hanno partecipato alla serata del 22 agosto e rendendo testimonianza in questo processo, il dovere di farglielo presente, hanno detto che questa statuetta è stata fatta girare tra le ospiti femminili, le quali su invito del padrone di casa vi hanno simulato un rapporto orale. Cioè hanno inserito il finto fallo della statuetta in bocca simulando un rapporto orale. Questo è stato detto in pubblica udienza di fronte al tribunale. Quindi siccome le ospite quella sera erano molto numerose, questo giochino, tra virgolette naturalmente, sarebbe durato un po'. Lei ha visto, glielo torno a ripetere anche nel suo interesse. Alla domanda io non ho visto. Mi scusi Beppi, risponda, c'è un'opposizione. Un perché ormai è tradizione, direi quasi. Che si rappresenti al test tutte le testimonianze che sono state rese. Abbiamo fatto. Presidente, ci sono altre testi che rendono. Non l'abbiamo fatto, diversa. Presidente. Non è che vale uno per gli altri, è evidente che. Ha già detto di no, comunque voglio dire. La risposta ha superato la precisazione. Sì. Tuttavia, su invito mi pare di capire del presidente che gliel'ha fatto presente, devo dare atto che altri testi hanno negato. Sì. Va bene? Va bene. Hanno negato, altri testimoni hanno negato. Comunque lei ha detto di no, quindi ha superato la questione. Senta, lei ricorda se quella sera a tavola, cioè diciamo nella sala da pranzo, delle ragazze presenti hanno iniziato a spogliarsi, a ballare, ad avvicinarsi all'onorevole Berlusconi, all'onorevole, sì all'onorevole no, al signor Fede, e diciamo a toccarsi, a farsi toccare dai due predetti? Assolutamente no. Non ha visto questa scena? No. Questa statuetta, questo dono, questo ricordo di questa bella barzelletta, lei se l'è portato? Dove l'ha portato? No, avevo, che tra di noi si usa, insomma, quando andiamo in vacanza riportarci delle cose e avevo un po' di cose particolari perché cioè, l'Angola è un paese di un'altra cultura e tra i vari oggetti ho portato dei quadri, catenine, vari... Sì, no, non stiamo parlando di questo, non degli altri. Dove l'ha portata? In Sardegna? Visto che tornava dal viaggio? Sì, sì, era tutto con me queste cose. E le aveva fatta vedere al presidente? Eh? Le aveva fatta vedere al presidente? Sì, 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 sì. E poi l'ha portata anche a Milano? Ah, cioè ad Alpo, mi scusi. Sì, l'avevo con i bagagli con me. E perché l'ha ritirata fuori? Cioè, gliel'ha chiesto il presidente? No. È stata una sua iniziativa? Noi stavamo, perché dietro la sala da pranzo c'è, lo chiamavamo Tinello. E avevo tutte le mie cose lì
Ma non mi ricordo perché è uscita, nel senso chi effettivamente l'ha, ha detto riportiamola a tavola. So di questa uscita, infelice detto, proprio a questo punto. Riportiamola a tavola, quindi questo riportiamo. No, no, guardi, questa è, quello è l'unica occasione in cui è uscita fuori quella statuetta e un qualsiasi oggetto particolare. Che però era già uscita, o meglio, il Presidente ha avuto già il piacere di ammirarla in Sardegna. Ma sì, ma era una cosa, da, insomma, goliardica. Allora, cerchi... le ho già detto prima, abbiamo capito, era un gioco, era una cosa goliardica, ci sono delle domande che ciascuno fa nell'ambito, certo, del... sì. Quindi lei deve rispondere raccontando dei fatti. Il Presidente l'aveva già vista in Sardegna? Sì, sì. Sì,